grazie a tutti coloro che hanno messo in piedi tutto questo. Già l'anno scorso io raccontai come mi sembra di tornare bambino, perché anche al mio paese nativo, a Brescia, si faceva qualcosa del genere. Quindi tutte le volte mi ricordo quando da piccolo andavo a cantare con le mie sorelle. Quindi grazie veramente ai musici, ai bambini, che mi affeziono sempre di più, perché ci vado anche a scuola, quindi mi affeziono sempre di più. Grazie agli adulti che si mettono in gioco e grazie ad Adriano, grazie a Graziella, che avete sempre usato l'oratorio per fare il gioco. L'oratorio che è proprio il luogo di aggregazione, il luogo per stare assieme, il luogo proprio anche per dire la fede, ma non solo, anche il bello dello stare assieme. E questo è anche il risultato di stare assieme. Grazie anche al sindacalista Joseph che ha preso il treno da Roma ed è venuto qui. Dobbiamo consegnare tutto l'incasso all'associazione.